Osservazione dei fenomeni sonori. L'ambiente naturale. Avvertenze. Il titolo o la spiegazione di ciascun esempio viene detto dopo l'esempio stesso. Avete sentito i sibili del vento. Fragore e brontolio di tuono. Scarica di fulmine. Scroscio di piogge. Rumore di cascata d'acqua. Si trattava di un effetto d'eco in ambiente naturale. Innumerevoli poi i suoni degli esseri animati. Ascoltiamo le esili voci degli insetti. Ronzio d'alveare. Canto di grilli. Frinire di cicale. Ed ora le voci di uno stagno. Avrete certamente riconosciuto il gracidio delle rane. Entriamo ora nel regno degli uccelli. Cinguettio di passeri. Verso del cuculo. Corrisponde a un preciso intervallo musicale, quello di terza discendente. Molti e famosi musicisti se ne sono ricordati nelle loro composizioni. Canto della lodola. Zirlo del tordo. Sfringuellare del fringuello. Schiamazzo di anatre. Pigolio di pulcini. Canto del gallo. Oh,
Avete sentito il curioso verso del tacchino. Tubare di Colombo. Ben più robuste voci ci giungono da un altro mondo animale. Ruggito del leone. Muggito di bue. Belato della pecora. Raglio dell'asino. Nitrito del cavallo. Un ritorno al mondo degli uccelli ci permette infine di accostarci alla voce più musicale della natura. Ascoltate con attenzione. Non per nulla l'usignolo è il cantore per eccellenza. Se analizzate l'esempio, vi troverete trilli, note tenute, note ribattute, gorgheggi ascendenti e discendenti ed altri moduli che anche l'uomo impiega nella creazione musicale. Il piccolo cantore annoda i fili misteriosi che passano fra la natura e l'arte.